Vabbè, cominciamo, dai. Sì, dai. Chi cominciamo? Valeria? Mi diletto abbastanza bene. Quello che non è stato messo di cazzo è che manca Francesco, si è voluto inserire in corsa, l'ha fatto inserire, poi sparì il mazzo, ha dovuto l'altra. Ma non peccato, Francesco. Martina, ma ha detto adesso che non c'era. Sì, lo so, Martina se n'è andata. Cioè, come cazzo ci pare? Capito? Cioè, allora, gli unici che mantengono cazzo tutta la storia dobbiamo essere noi, che abbiamo fatto il cazzo. Perché poi dopo andrà troppo, no? Comunque, siamo a colpa mia, colpa mia. Siamo attivati per Valeria, perché non ho avuto il giorno fa, ma devo iniziare la Non è vero, certo. Allora, è stato perfetto, Alessandro, abbiamo fatto 2 mesi di riunione noi per spiegare che cosa andava comunicato in questo momento. Massimo della libertà mi sono preso, ma perché io devo sboccarsarmi chi ha deciso di fare sta cosa, tutto, si ha preso pure i soldi, ma non va bene, no? Cioè, almeno riesci a capire i momenti più... Cioè, questa poi l'altro è un momento finale di tutto un lavoro che è molto più importante, no? Cioè, io voglio capire chi c'era per queste scene qua, Danilo oggi ha presentato un lavoro, avevamo detto, te lo siamo ridetto, l'abbiamo rimandato per far faccia a Danilo perché eravamo stanchi noi, perché tutta la motivi. Stamattina che a vedere scegli eravamo 3, io, lui e Marco. No, c'eravamo 3. Io ci faccio. Sono contento, però non fa differenza perché siamo qua. Su 15, no, però c'è anche la vera. Capito, ma sta finisce il laboratorio, stiamo nel momento in cui finisce il laboratorio. Questo significa che te devi fare un movimento di scena e te devi fare un movimento di scena con una battuta che avviene al 14:30 dello spettacolo e stai a farti i cazzi tuoi perché c'è bisogno, poi stai a stoppi il movimento. Cioè, è questo il discorso, capito? Cioè, la montata scenografia della Madonna è alle 8 di mattina perché sai che poi alle 8 di sera sei pronto e arrivi alle 8:40 perché non ho fatto tardi e poi non vai in scena, capito come lo del culo? Lasciamo stare, va bene. Dicevo che d'ora in poi, ragazzi, cominciamo a spingere un po' sugli orari perché 5 minuti, 10 minuti, stiamo tutti in occupazione, chi l'ha chiesto? Ma no, 30, 40 minuti. E poi la situazione con quella stamattina, lo sapevamo tutti, appena finito Danilo, mangiavamo un po' pure e cominciavamo, lo sapevamo tutti. Però l'ho dovuto aspettare, pure sta pure oggi. Ieri qua, stamattina, alle 11, lì c'è stava 3 persone. Allora arriva Danilo, dice una cosa, ok, 3 persone, aspetta, arriva la quarta, eccomi, che è? Il caffè alla schiena che fa, dopo 5 minuti di un'altra. Allora, che facciamo la schiena di un'altra cosa? Mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo. Vediamo un po', cioè noi non siamo nessuno qua, c'è quello di nessuno, quando si fanno orari, quando siamo orari, per favore. Ok. Detto questo, cominciamo a lavorare con Danilo, poi dopo mi interrompi, cominciamo a lavorare con Danilo. Qualcuno di noi si è fatto delle idee su determinate scene, stavamo io e lui e buttavamo giù delle cose, non sono, come dire, non è che so fisse di niente, però siccome già fanno fatica a interpretare certe scene, io penso che
delle cose così siano abbastanza, anche perché se servono la parola per noi, le spieghiamo subito una scena. La scena che abbiamo più chiara, che poi non la dico, vedremo se possiamo, che serve anche moltissimo da laboratorio per i macchinisti e anche per gli elettricisti, è quella del candidato. Il candidato che è visto oggi, scendo nel palcoscenico per Danilo, è questo, praticamente sotto all'arco. No? Sì, proprio preciso. Però, vabbè, e questo è scelto. Allora, quando diceva, se no che la montiamo, era montato loro per le serie che fanno meglio, anche questi credono. Durante il candidato, ho messo la macchina sonora dietro. Adesso proviamo a proporre, potremmo provare a proporre a Danilo questa operazione qua. Allora, lui fa la scena al candidato che la sedia qua con Mauro che se ne utilizza e lei tendenzialmente qua che lo vessa. Se noi facciamo un contadino, una stanza bianca, immaginate una stanza bianca asettica, ha letto il testo, sapete, stanza bianca asettica con una macchina che fa i rumori dietro, che rende ancora tutto ancora più inquietante, e questa stanza, se la facciamo bianca, adesso che magari abbiamo la distruzione, le bianche facciamo un cazzo, siamo solo col contadino. Se noi costruiamo una stanza col contadino, possiamo farla calare dall'alto, nel momento in cui c'è il candidato, questa stanza pum, si mette da sotto, come le tende armali, quelle che tutti là fanno da sotto. Si crea questa stanza bianca con dietro la macchina degli attori, poi la decidiamo con le regie, eccetera. Dietro una luciona, a silhouette, fa la silhouette. La macchina sta abbastanza stretta, se fai una silhouette, per come adesso la macchina, viene la prima. L'abbiamo già proposta questa, Mauro. L'abbiamo proposta da tutti. Senza finire che l'abbiamo proposta, è una niente che abbiamo detto. E se stanno tutti ammucchiati non si capisce bene, invece se noi la facciamo dilatare questa macchina, dove ogni persona scandisce i suoi movimenti, si vede meglio, viene fuori che ci stanno i movimenti là dietro, che oltretutto per gli attori è pure un lavoro, perché loro non vedono quello che succede in scena, però devono lavorare sulle battute. Per cui battuta e parte, quindi per loro è anche un esercizio. Per noi è un grande esercizio, rigoroso. Tu devi fare questa stanza che, ora la proviamo, quella è fondata là, è alto circa 7 metri. 7 metri vuol dire che se te fai una stanza di 3 metri e mezzo, 4, c'hai altri 2 metri, 3 metri, 1 metro e mezzo per chiudere la centinatura, diciamo. Se io fai una centinatura, cioè fai uno stangone principale del corte, costruisci la centina, no? Tipo ciclorama, e le corde davanti stanno davanti l'arco, davanti l'arco, quando sta in tensione c'ha 3 corde dietro e 2 davanti per tenere le alette su. Chiaro? Stiamo a capire? Fai sempre più arretrato, normale. Sto qua dietro perché sto all'ultimo taglio disponibile. Cioè, se è l'ultimo taglio disponibile, noi buttiamo giusto 3 corde, quando sta di loso lo spondalino e sta su in coperta, vuol dire che tutti di su il principale, le due alette si ammosciano e vanno su insieme al principale. Sotto al coso che sta l'accettato spondale, ovviamente. Sotto, in corrispondenza della centina sopra, c'è una centina sotto a cui noi abbiamo fatto un lavoro di armatura, per cui noi abbiamo la centina sotto che pesa sul spondale. Quindi quando sta al spondale sta in sospensione il suo peso, il peso della centina sotto lo tiene in tensione. Morale, questo sta a riposo così. Poi scende, mentre scende, lo fa scendere una persona al fermo, davanti l'altra persona mette progressivamente in tiro i cosi. E questa fa così, questa cosa fa così. Oh, ma si la presenza si raddoppia praticamente. Cioè, quanto è alto il fondale? 6 metri. 6 metri. Le pareti, i due paretini che si andrebbero a piegare vanno a fare 6 più 6. Sono 6 più la moscia del mezzo, quindi quando le cose non è che se deve salire parecchio è se giocava l'americana a mezzo all'altro. Sì, allora quindi questo discorso qua è che non è armato. Allora ripeto, centinatura, sapete che è una centina,
centinatura sopra, cioè centinatura è l'accettato e il fondale, sotto in corrispondenza alla centinatura sopra c'è un'altra sotto, a chiudere sulla cimosa del fondale, cioè proprio a pagnottellata la cimosa del fondale. Se non ci abbiamo, non possiamo farle, vabbè poi vi spiego una cosa, non possiamo fare l'armatura in vetro, la facciamo in fuori, di modo che è la stessa cosa. Questo qui, quando sta ammosciata, questa cosa qua è passù, cioè 6 metri più l'ammosciamento di 1,5 metri delle due ali, quindi diventa 7,5 metri. Questo va preso così. Viene giù, mentre viene giù, quello che sta davanti di là, viene in su, fa, oh, e diventa una stanza, che in un attimo sta pronta, è pronta. In un attimo se ne va, e il nostro regista è contento perché gli arriva le cose. Automaticamente va dietro della macchina umana, e gli elettricisti, pronti già, finato tutto quanto, arrivano, papà, chiappano, mettono il pocket di due proiettori, quello che cazzo è, non sei, e fa, si fa la cosa. Questa è una proposta che c'era quella lì, se vi piace. Penso che come esercizio per noi, sui movimenti di scena, sono classici dal spettacolo, decisi, fatti bene. Senti, ma io ho pensato. Pensavo di questa ombra, mi sarebbe bella un po' mascherarla, cioè non far vedere completamente perché si riconosce che sono dei corpi, se no invece tipo facciamo un terzo di questa macchina. Certo, cioè, se riconosce che sono dei corpi, scusa, ti contraddico subito, lui mette a vista i corpi. Noi mettiamo dietro una cosa. Noi mettiamo dietro una cosa, però, cioè, per esempio quando avevamo pensato di sagomarne un pezzo, cioè di questo fondale, no? Sagomarne un pezzettino di modo che come il nero, i pieni, andassero a finire in un altro nero, in modo che rimanessero solo dei buchi bianchi, non riconosci bene se quella è la testa o quella è un gioco di macchie che si muove, però non riconosci proprio propriamente come il corpo. Si fa facendo una cornice nera intorno, perché quello è 6 metri per 7, la macchina occuperà 2 metri per 3, altrettanto. Si vedono i corpi o non si vedono i corpi? Si vedono i corpi, però come se li vedessi, cioè, i corpi devono essere più grandi prima di che fa una cosa del genere con bande e proiettore. Un sagomatore? Un sagomatore e corpo. Io però non ho capito tanto. Cioè, non ho capito anche però insomma si può aprire. Non hai capito neanche tu. No, ho capito, però non capisco l'utilità. L'utilità è, cioè, come se tu aprissi, per dire, tu c'hai un oggetto meccanico, apri le porte di questo oggetto meccanico, c'è tutto che si muove, però è circoscritto in un quadrato, no? Se invece questo oggetto meccanico è una roba proprio che fa così. Sì, ma come anche lì dai al fondale? No, lo fai con la luce, lo fa tutto il punto di luce, però la cosa che non è bella è che tu c'hai una parete bianca di fondo e c'hai un punto luminoso soltanto. E quello no, dice no, di invece è come formare il fondale bianco, ma c'è il fondale bianco ti fai la quadratura nera in modo che rimane aperto solamente quel quadrato più bianco di formaggio della macchina. Allora, tipo, oppure per dire, questa è della macchina luminosa, voi siete una macchina luminosa per dire, qui questi sono due scatoloni di cartone. Questi sono due scatoloni di cartone che disegnano un parallelepipedo qua, no? Quindi quella parte che te ti si vedrebbe la forma del corpo, in realtà è una linea retta. Sopra la linea retta c'è il tuo braccio che fa così e sembra una biella pistola. Poi qua sotto c'è un altro quadrato e che cazzo ne sono? Qua c'è una linea obliqua, allora l'ingranaggio di una testa. Allora, sono un accorgimento oppure la fare anche avvicinando le persone a proiettori e allora diventano grandi le macchine se non stanno sullo stesso piano e questo è il discorso, cioè, questo è in realtà sì, che puoi fare tante soluzioni perché abbiamo parlato della cosa che serve sì, ma io ho capito, ma quello che vuole fare lui secondo me non è elegante, perché per fare una cosa elegantemente dovresti fare usare meno e dietro il fondale nero metti il fondale bianco che riquadra esattamente allora fai il mistero, altrimenti si fa pochi a tutto, sempre così, cioè nel senso che se giochi sulle ombre è molto difficile gestire. Ma se tu hai tanti dei pezzi di cartone e li appicci al fondale bianco, quando gli accendi il coso quello è nero. È ombra, sì, ma capito, non è che, cioè io non è che posso appicciare un pezzo di cartone, devo appicciare una parete di cartone che fa del buio. No, tu la luce la proietti su tutta la cosa, l'unica cosa che davanti a quei corpi gli aggiungi delle forme geometriche. Cioè, queste forme geometriche. Queste forme geometriche è formare come un basamento
che regga la macchina ed è totalmente da carico. Su quel basamento, cioè come se tu hai un case di un computer, no? È una forma regolare. Ah, io farei così, io farei questa cosa. Comunque, vabbè, montare la parte, e poi dopo tu ci fai vedere che sono te. Cioè, quello che io ho capito quello che tu dici, ma non si fa così. Il problema è che se tu vai a mettere diversi reattori, tu devi stare la parete di reattori degli anni. Allora, però a quel punto, facendo così, tu in realtà non lavori precisione. Per cui se io dovessi, mi suggerissero di far vedere la macchina in questo senso, dovrei fare con un nero da dietro, il negativo, per esempio, dove praticamente riesco a, nei buchi che faccio dentro il nero, a far passare la luce soltanto dove dico io. Certo. E quindi farei quell'effetto. Esatto. Quello, no, secondo me è leggermente più interessante come lo stai ponendo tu. Però è più interessante come un problema di pulizia, cioè come dici tu, è una roba che si stagna, per cui dopo un po' non gestisci le ombre. In quell'altra maniera invece è chiaro che se tu che praticamente attraverso il nero che assorbe la luce, togli luce al bianco che non ti interessa illuminare. E quindi potrei, chiaramente, fate un esempio. Io decido che questa è la parete bianca, ok? E decido di illuminare solo questa parte qua. Allora, io dietro, praticamente, se voglio avere la parete bianca, questa bianca, io dietro devo armare tutta la situazione di nero dove rimane soltanto la tessura. Facendoci passare la luce, questa tessura si illumina. A quel punto la mia mano entra dentro e fa l'ombra rossa. Se come dici tu io faccio col cartone tutta sta roba, il cartone non è preciso perché non assorbe. Quindi il cartone mi fa rimbalzare la luce e a me comincia a fare tutto il gioco di 10, non cazzo. Esatto. No, non solo 10, ma anche proprio su 1000 là. Sì, perché il cartone è rimbalzato, non è assorbente. Io sono una testa così, mi faccio vedere la mano lì. O altrimenti, se vuoi fare la cartone più elegante, ma dopo Wilson, è bianca la parete, è bianca. È bello che la stanza sia bianca, però quello che secondo me è meno bello è che questa macchina che sia sempre una media roba, sono 4 metri, in altri mezzi sono 4 metri. Diventano 4 metri di parete. Quindi diventa 4 metri di parete. E loro stanno lavorando su 4 per 4. Ci piace che sia bianca e che sia così grande, però il fatto è che cioè, vorrei rompere un po' l'antropomorfismo della macchina, creando dei segmenti geometrici. Spaccamo le ossa a tutti. Va bene. Però questo qua, se noi passiamo al principio di base, poi questo è tutto terreno di sperimentazione per noi, perché io sinceramente non so proprio un cazzo. Ovviamente essendo le idee molto più chiare, però magari pure lui se mette una sperimenta magari scopre delle cose e è buono per tutti. Quindi, però se questo è il caso che mi piace, lasciamo fare una caccia. Stiamo solo lavorando. Seconda scena, che ci abbiamo un po' più chiara, sappiamo. Wild Fabrica, siccome, allora, Danilo sa, di queste tre scene di Pinter c'ha sei opzioni, c'ha. Per ogni scena c'ha una operazione laboratoriale e una scena, proprio certifica. Quella laboratoriale e quella scenica l'ha fatta, ce l'ha mostrata solamente su Wild Fabrica. Le altre due ha mostrato solo quella scenica finale, non ha mostrato quella laboratoriale. Ci sarà un sottotitolo della laboratoriale? Sì, ci sono tutte e sei. Prendiamo su. Sì, infatti gli ho detto, guarda, ce la metto lì, così la facciamo. Quella laboratoriale di qua in fabbrica c'era la scala, se l'avete visto, che gioca con questa cosa qua, è fighissima, neon è laboratorio. Quella scala, io lascerei neon, lascerei neon sulla lettura. Sulla lettura a tavolino. Sarà una lettura a tavolino, facciamo calare l'altezza. Dopodiché porterei sui neon e praticamente terrei una specie di diffusa, molto alta però, quindi fa poco. E poi l'idea è sagomare, diciamo così, inquadrato in più quale lavoro. Poi, siccome noi abbiamo le serie in tre posizioni sostanzialmente, no? Le serie in queste tre posizioni cercheremo di andare a prendere con dei pezzi. Perché tre posizioni? Perché c'hanno una in fabbrica, sono messe una di fronte all'altra. Poi tutto qui ce n'è una di qua e una di spalle.
e poi ci sta il candidato che sono una al centro e una a fine. Stavo a parlare sempre di quelle le scene definitive, non quelle laboratoriali. Quelle laboratoriali, allora, per quello dico, per sottolineare il passaggio laboratoriale in scena, io semplicemente eliminerei le sedie tra gli attori. Nel senso che vai a buio e metti io lascerei il neon e diffusa. Basso. Ecco, quelle facciamo. Sei regolata, sei guarda con neon. Vabbè, cosa hai detto? No, siamo qui. Naturalmente, se ne accesi 12 ne spegni... Non c'è bisogno di uno di spegni. Lasciamo tutti al centro. Vanno molto sulle scuole. Più vanno sulle, più sparisce la luce. Sì, ma poi è meglio che fosse più. Poi andrei a delineare, mano a mano che nascono le scene. Quindi noi, con macchinistica, dobbiamo tenere conto che ci sono... tre americani e noi abbiamo un movimento di scena che è quello, vanno via i neon, per quello faremo delle squadre che abbiamo copione alla mano, per questo dobbiamo lavorare con lui, copione alla mano, battute, dove possiamo avere battute, dove non abbiamo battute ci avremo comunque una schedulazione dove c'è, non ci sono battute che questo lavoro è segnato e ognuno deve sa il cazzo deve fare, preciso, sai come mettete fatto, battuta eccetera eccetera, questo dobbiamo fare. Proprio questi salgono su. Poi questi rimarranno bene o male in fondo, sempre. Però quando lasciamo le scene, sagomeremo prima il quadrato, che spero che non facciano con le campinelle, no, non lo fanno più. Esatto. Quindi andremo a sagomare in qualche modo il quadrato di lavoro. E poi su questo quadrato, a seconda delle scene, prendiamo le posizioni delle sedie con degli speciali caldi che sottolineano il lavoro del bordo da più. Poi pensavo, ad esempio, per la scena della scala si poteva anche fare un effetto, se fa la scena a scala durante il laboratorio, mettere delle lucciole che fanno una specie di pioggia sulla scala. Ma è il laboratoriale così? Sì, laboratoriale, non però non lo so appunto, se noi andiamo, se poi via passa non la scendiamo, poi ci diamo questa possibilità, quello che non mi piace è lo spiego. L'ultima scena di Vinto è quella di tutto qui. Poi in fabbrica non tiriamo fuori nessuno. Ah sì, scusa, poi stavamo a dire poi in fabbrica. Poi in fabbrica pensavamo che questa scansione, allora se con la scala la scansione dei vari rapporti di forza avviene con il posizionamento più alto più basso dei due personaggi. Qua non c'è sta niente che lo scansiona se non la mimica e la tonalità. Questo che significa? Che noi però in questo caso qui abbiamo la grande buccia, il pezzo, il punzone, tutte queste cose, queste macchinari, e questi scandiscono spesso proprio a livello di battute le dinamiche psicologiche dei due personaggi. E io queste le scandirei a sua volta con delle cadute e delle cose meccaniche, che non sono meccaniche, però sono materiali, si sente splang, gong, si vede visivamente il soffitto che si abbatte, piuttosto uno stangone che scioglie una corda, casca a e che lì pure sono tutte macchinette, perché come fa a sciogliere il coso che ha la spina, non impariamo un po' di cose, casca una corda in scena, sbam, capito? E questo si poteva imparare. E poi quello è una cosa che possiamo fare. Visivamente sono i cieli che scendono. Visivamente può essere il cielo che prende la bomba. Può essere uno stangore dietro, per esempio, di legno, di metallo, meglio perché stiamo, no? Questo è in fabbrica. Qua in fabbrica, che col sistemino sistemini vari, si scioglie la corda da una parte sola e casca su magari possibilmente una cosa messa apposta. Un pezzo di ferro sotto, a misura. Quando lasci quello fa bang forte, per esempio tu delle battute che già anche lui aveva già individuato due delle battute, secondo me questa qui stavamo pure questa abbastanza d'accordo con le serie, non la vogliamo fare, mo vedremo, per quello che avevo pensato come... Sì, scusa, vai. Ma qua forse mi gustaria lasciare per questo tempo, come ci comportiamo a quanto riguarda la discesa dei vestiti, delle cose che ci sono? Oh, la discesa dei vestiti quella poco male. Quello viene prima, no? La discesa dei vestiti poco male, sono tutti stangoli di metallo, di modo che pesano anche i cazzi suoi, ma anche quei vestiti già pesano con loro, però poi rimane a sui mandaggini, pare di metallo, e ci attacchiamo, però gli tocca rimanere le luce e sì. Perché per prendere un pezzo, di ogni pezzo reale, vero,
uno si sentirà, cioè, scenderà, i costumi scena. Per ogni scena. Lui fa solo un lavoro sul cambio. In questo, Manuela, lei è sarta di teatro, non ha mai fatto la sarta di scena, credo. Però questo è un lavoro che può fare lei. Sicuramente lo può fare un po' più di condizioni di capo rispetto ai vestiti, a come attaccarli, come staccarli con i cementi, tutte tecniche della trattoria di scena, che è una cosa diversa dalla trattoria industriale. Siamo a lei, siamo a lei. Servono sempre i vestiti. Loro servono sempre, quindi dobbiamo affittare questioni dove i vestiti scendono e stanno. Però saranno due posizioni, quante saranno? Una, due? Sì, credo che due posizioni. Magari facciamo una coppia di. Bravo, scegliamo. Delle... uomini e donne. Esatto, scegliamo delle posizioni anche cerchiamo di fare una cosa semplice. Grazie da fare. Se guarda, scena del eccetera. Ci vogliamo segnare. Assolutamente. Io sul filo che qui scendevano le sedie, in questa scena, visto che ho sentito la proposta di mandare, cioè mandare, far vedere la puretta, la grattacugia, cazzo al motore. Non possiamo lavorare con quel meccanismo, cose che non siano, cose che non siano sedie, corde, cantinelle. Pensavo di utilizzare le sedie, allora scende una sedia intera, poi scende una sedia che gli manca lo schienale, poi scende una sedia che sono due schienali, poi scende una sedia che sono 8 gambe. Quindi con le sedie stesse costruire 4-5 modelli che sempre più assurdi, fatti solo con le parti delle sedie. E noi diciamo là, e questi fanno il shock, per esempio. Il shock, si tocca. Ah, quando arriva la notte. Io lascerei Stangone che fa bene perché lui è fighissimo, rispetto però che poi c'è per lui che imparasse a fare gli sganci. E poi con quel sistema là noi velocemente lo possiamo affittare perché abbiamo capito che se lassù lo leghiamo bene, fare una carrettiera qua, ci mettiamo un attimo, e poi quando si va a agganciare si sgancia la carrettiera con un nuovo dentro, si sgancia qua con la nota della macchina. Lui non la sera. Non gli ho detto che trovo. Vabbè, comunque. Vabbè. E possiamo creare quella cosa là. E queste cose qua, e queste cose possono essere pure queste cose che scandiscono. Vieni, Danilo. Queste cose che scandiscono. Vabbè, mi piace questa cosa di smontare le sedie e costruire pezzi su. Ma come funziona? Mi piace, però pure stanchi questo. No, ma andiamo a prendere altre sedie. Andiamo a cercare altre sedie, le smontiamo. Monti uno schienale qua. L'altra la smontiamo. Siamo costruiti, a noi abbiamo un sedione, per esempio, per cui abbiamo costruito quel cazzone con il tasto. No, bello. Ma che è fatto? Direi che ci abbiamo già fisse. Posso dire due cose? Ah sì, no, vediamo come succede adesso, diciamo che è una cosa che io lo so di più. Sì, scusa lei che stiamo lavorando. No, no. Hai visto che immagini di manovra sono fatte? Sì. E sarà normale tendere a rendere. Credo che chiuderò a togliere le cose, buttiamo dentro e proviamo. Appunto la forma laboratoriale che bisogna cercare di non perdere, insomma, no? Ma di appunto una cosa così come siamo noi adesso, tutto un tratto appunto. Sì. Quella cosa su lassù. Questo stanno lavorando. Esatto. Sulla poi questo no. Penso una la possiamo, penso una nota che spunta la prima scena di dente la si può annunciare, no? Poi forse non più, comincia da sé. Stiamo lavorando, ci diamo le cose, stiamo lavorando, se stiamo dicendo una cosa, tutto l'altro parte tutto qui da sopra. Come se appunto, come se i personaggi, il teatro del teatro, questa cosa di. Come la situazione è praticamente quella, è una compagnia che sta provando, che sta per una situazione fingendo che ci sono tutti i problemi, soltanto qualcosa succede, come cosa generale. Non è un giudizio, non posso permettermi, ma è la realtà.
prende il rispisto di territoriale, non crescerà. E poi non è il problema di tutto, non c'è l'idea. È un problema di attenzione, questo con la terra, con molta facilità. E io non farò il cagnaccio, sì. Però sì, sì. Io ci sono cose che dicono se noi siamo appunto gli angeli custodi, che ho detto questa cosa, se siamo là e te, noi dobbiamo essere quattro volte più contenti. Se mai lo faranno, dove sei pronto ieri poi succedono delle cose, no? Che io avrei detto pure giusto che succedano, ma per loro, nel loro percorso, avrei detto veramente sbagliato, non succeda adesso, no? Non succeda con continuità, non è che loro vogliono arrivare a qualcosa, no? Loro vogliono arrivare a qualcosa a se stessi, perché loro vogliono arrivare a qualcosa a se stessi, se lo fai adesso. Se lo fai fretta, sì, un passaggio prima, e oggi no, posso vedere certe cose. Hai visto anche la cosa di lavorare assieme sui muri, quella è una cosa che succederà, sui rumori, sui suoni, una cosa che succederà e hai visto come non è semplice. Siamo 30 solo, gli altri abbiamo un numero di aiuti, siamo a 45 persone. 45 ma non la vuoi fare questa cosa? Inizio, fine, mezzo, non lo so. No, non è che vorrei fare scusa, ma è che in verità poi non lo so. Nello scaletto, nella famosa scaletta ci sarà che si capirà. Forse ci saranno dei segnali semplici per tutti, no? Che so. Quando prendo il martello e lo batto due volte, quindi forse l'inizio di quello che succede tutti, non so, guarda, allora insegnare così. Se vedo ti dico due cose, perché siccome questa cosa va organizzata molto bene, allora è importante capire come ci organizziamo noi, con i tempi e con le modalità. Allora, il piano normalmente a un certo punto dell'allestimento funziona anche. La mattina se la prendono i tecnici, normalmente così, fino a una certa ora, per poi fare spazio alle prove, cioè arriva il regista con la sua compagnia e si prova quello che si è messo a posto la mattina, quindi con le prove del pomeriggio si capiscono i punti di caduta e la mattina dopo si mettono a posto e si va avanti con la mattina. Noi ci abbiamo semplicemente da invertire probabilmente queste due cose, cioè la mattina lavorano gli attori e il pomeriggio lavorano i tecnici. Ma ti faccio solo per la mattina? Oh, ok. Grazie, noi facciamo uno delle 14, noi pensiamo 14, 16, 14, 15, da mangiare. Ok, 15. 15, 17. 15, 17 con voi. No, voglio dovere. Perché questo magari è tantissimo e non potrà essere tutto. È poco, eh? Secondo me è poco. 15, 18, 18, 18, loro sono qua dalle 9. Infatti io se tu sei d'accordo, io dedicherei la mattina, una parte della mattina, due ore, per esempio le due ore finali, a mezzogiorno alle due, io dedicherei già all'inizio di prove insieme. Io te lo posso accorciare, ma accorciare lo posso fare bene. Perché poi dopo nel pomeriggio, pausa pranzo, pausa, non le pause nostre, si tratta di 30 minuti, 40 minuti di pausa, si ritorna al palcoscenico e si continuano le prove. Alla fine, ve ne andate e noi continuiamo a lavorare fino a sera per tutto quello che facciamo nel nostro allestimento. Ragazzi, questo è la fatica del lavoro. Se facciamo una cosa un po' più organica, cioè se facciamo che lasciamo partire al lavoro, poi comunque dobbiamo anche vedere come non è scelto. Sì.
già di integrare con la veduta, poi appunto se siete quasi. Sì, ragazzi, però non sono d'accordo, cioè la veduta non basta. No, poi il pomeriggio facciamo, che ne so, dalle 3:30, che sarà fino alle 5:30-6 con gli attori, poi gli attori se ne vanno e noi una volta verrà. Però io ci metterei pure un pochettino della visto oggi lo dovrà salire se presenti. Però il problema qual è? Che siccome noi ci abbiamo tutti quanti con delle persone e non, siccome andai attraverso a tutti, fare comunicazione non è come che c'hai delle stazioni temporali molto chiare, cioè molti assistenti, tutta una serie di capillarità. Loro se diamo un orario deve essere quello. E allora noi decidiamo che tutti i giorni abbiamo la convocazione a luna, allora che noi 5 sono tutti pronti, scarpe pronti, adesso. Allora, facciamo la convocazione a luna, la luna impatto. Impatto, bagnati e cagati con le scarpe pronte. Esatto, poi alle 3 ci prendiamo, facciamo per cui 2 ore ci sono. Esatto, poi facciamo mezz'ora, 40. Facciamo tutti pausa. E poi magari si associa almeno un'altra ora dopo. E poi almeno dalle 4 alle 5. Perché è importantissimo, visto che l'inesperienza dei ragazzi tuoi e tutto quello che hai detto tu, l'inesperienza nostra, ovviamente, dobbiamo mettere insieme queste due cose e allora insieme ci vediamo le idee e le possiamo realizzare. Sì, lo diventiamo una nuova persona, deve diventare virtù. Quando si tratta, quello che ti chiedo io, è che quando si tratta dell'improvvisazione, tieni conto che per una buona riuscita di un meccanismo, non è che io abbia paura dell'improvvisazione, come non uscire. E il problema è che nella nel senso che non è che mi metteva a voler improvvisare e mettono a far cazzate, però il problema è che noi abbiamo a che fare con delle cose pratiche molto materiali. Se magari l'improvvisazione si mette in mezzo a questa cosa qua, non è che come un attore che cambia una scena, cambia una battuta, un'espressione, una piroetta, magari quel movimento non parte. Possiamo anche scegliere, però bisogna stare attenti con l'improvvisazione, in quanto se magari noi in quel tempo morto tu non sai che in quel momento avevamo una preparazione, magari quella preparazione è data. E allora io ti dico, magari sono fatto, certo. Bravo, sappi che sì, però questo forse possiamo anche aggiustarci un po' male, nel senso che poi a te quello che ci serve è avere degli spazi liberi in quel certo momento, no? Cioè se non ti dare proprio questo, non è che voi, intanto non c'è voi, quindi si tratta che noi dobbiamo avere degli spazi liberi, non è che capiamo come si incassa, diamoci in una condizione assolutamente diversa. Penso quella di quello, se non era quella la cosa, scusami. No, nel senso che magari invece di organizzarlo prima, cerchiamo di trovare dei metodi per far sì che nel momento in cui succeda questo incastro non si trovi, perché l'attore che improvvisa si va a mettere sotto il macchinista che vuole far scendere quell'elemento casuale, cioè a caso per esempio. Magari noi possiamo utilizzare degli strumenti nostri per far capire, cioè per aiutare gli attori a... è un esempio che adesso ci ha ritenuto alla mente. Il teatro è un macchinista. Quando l'attore sta facendo un movimento di servizio e qua un macchinista, l'attore sta facendo un movimento di scena, cioè è chiaro che se io prendo un bastone in mano comincio a fare rumore, l'attore sa che sto improvvisando. Se mi vede con una corda in mano, l'attore non viene a fare il cazzo, o se mi vede che sto in console a fare una cuccetta, non è che mi viene in quel momento a passo verso l'improvvisazione, no? Cioè sono io che faccio un rapporto con l'improvvisazione, eventualmente, quindi è come se non invito, se mi va a lavorare con me. Viceversa, nel momento in cui io sono impegnato, forse sicuramente c'è bisogno di qualche prova per noi, perché questi sono veramente giovani, poi però capiranno, in quel momento tu non interessa, tu non ricordi neanche quando abbiamo fatto con Baroni. Loro venivano a romperci i coglioni, chi ha più esperienza mi faceva capire che in quel momento non te potevo dare retta perché stavo creando una sedia che se mollavo niente. È un po' fidatevi di me, nel senso che proverò ad avere il quadro generale, ad avercelo io, per cui chiaro che non manderò. Capisco quando sta succedendo una cosa che è una. Poi è chiaro, ci sono delle zone che sono comunque e ce le terremo aperte per quella sera. Se delle cose avranno comunque bisogno di essere provate, no? Non ci sono. No, anche perché delle scansioni precise. Esatto, se vanno come se vanno una vaga, adesso presentiamo due o tre proposte. Questi sono movimenti che per noi il laboratorio è proprio questo, riuscire a fare. E poi è ovvio che
va da sé, che non è che i tecnici hanno, cioè non esiste il tecnico che deve essere abituato a fare un pezzo della cosa che cambia dell'improvvisazione. Il lavoro del tecnico è un altro, che è quello che non è che l'improvvisazione. L'improvvisazione, se c'è qualcosa che non funziona, e allora devi stare pronto e magari trovare la soluzione. Però in linea di massima le cose un po' la decide, non è che. Però, in linea, però siccome c'è minimo il discorso tuo, perché ci piace pure, insomma, e quindi insomma stavo un po' la. Siccome anche adesso quello che parlavo ieri, capire che succede quando non state lavorando, no? Dove siete, questo. Beh, da quello che si sta prospettando ha fatto qualcosa. Sì. Praticamente sta facendo qualcosa, e come la buona è, noi stiamo defilati, stiamo circolando. Anche la cosa di dire che uno non deve sparire, no? No, no, guardiamo. C'è la cosa, esatto, c'è la cosa che diciamo ieri, c'è una sezione nuova, ovviamente, ma anche tutto l'altro, se questa cosa lì, non ti parlano più, non c'erano le 13 persone, che stanno? Non so ci sono più. Ah! No? Ci siete castelli? Sì, no, mi pensavo che perché mai? Tutto un tratto, ma quello vanno costruito, non tutto un tratto, sì, penso a loro, erano solamente oggi per... Potrebbe essere anche questa una distinzione. Assolutamente sì. Quando se ne va, lo stanno uscendo, sta per quel motivo e non si sa come, no? Non è facile fare, insomma. E questo silenzio panico vorrei far sentire anche un po'. Questo poi è chiaro che ci va. Non come intesa. Allora, chiaro che ci sono le litigate. E invece, allora che potrei comandare voi? Allora, niente posto. Pensate voi, mi mettete le stelle in un modo, per esempio. E loro non sapranno. E potrei entrare. E tutto questo si va facendolo e mettendo dei punti fermi e dei tempi precisi, perché se c'è una parte che è lasciata all'improvvisazione, ma ci sono tante altre parti che sembrano l'improvvisazione ma che non lo sono, che devono fluire al pari dell'improvvisazione. Noi abbiamo bisogno di una direzione di scena, che abbiamo un discorso che non abbiamo ancora aperto, la direzione di scena, e questo è il momento giusto. Abbiamo un discorso di direzione di scena, c'è stata un direzione di scena che interfaccia con te, e il direttore di scena, come dappertutto succede, è il re, nel senso che a parte il regista con il quale lui collabora, tutto quello che dice il direttore di scena che fa è il depositario della regola, sia essa regola sia essa la regola della non regola, ma lui è il punto di riferimento. Lui sa perfettamente i movimenti, sa l'estensione delle cose, è tutto sotto controllo e fa da riferimento. È uno. Poi ci sono i collaboratori, ma è uno, è deficitti con il palcoscenico, non è. Lo possiamo inventare, lo possiamo sperimentare, l'hanno sperimentato mille volte, però per tanti anni. Però si torna sempre al verticismo, perché è una questione tecnica per cui in quel momento va seguita una linea di comando, diciamo così. Purtroppo funziona così l'essere umano. Quindi noi abbiamo questa necessità, questa esigenza, cioè abbiamo un direttore di scena che interfaccerà con te. Poi dopo i due collaboratori, che siano i collaboratori anche del professore di scena, siamo tutti, collaboriamo tutti. Se quel tempo lo deve dare a Tony, basta che il direttore di scena lo sa, e Tony lo sa, tu lo sai, lui lo sa, e quindi sappiamo tutti che quell'attacco lo darà a Tony in quel momento. Questo è come magari la scelta della cosa la direttore di scena, oppure la sai te perché sai la battuta qual è e sai quando scende. Chiaro, su questo noi ci dobbiamo allenare. Detto questo, partirei col dirti queste cose, così poi anche noi lavoriamo, se no non partiamo. Ok? Ci stanno delle scene che abbiamo fatto, una di sicuro, abbiamo capito, che è il candidato,
che ci avrà, visto che tu lavori qua, praticamente in scena, la tua scena sta qua, è questa, sta sotto l'arco sostanzialmente. Noi abbiamo immaginato una situazione che ti crei maggiormente la condizione dell'inquietudine di quella scena, cioè la setticità che ti dà la sensazione del Grande Fratello e che tu però stai in una condizione completamente aliena. E lo possiamo fare col bianco, perché noi non abbiamo un cazzo di disposizione, ci abbiamo dei film, un bianco, che è il fondalino. Il fondalino può diventare, in tempo dei pochissimi secondi, una stanza bianca, completamente. E in pochissimi secondi se ne va sta stanza e scompare. Dietro questa stanza bianca, la tua macchina umana può diventare in silhouette, che dà quella piattezza che diceva Marco, la piattezza che ti rende ancora più inquietante quella macchina, in silhouette con il sistema di luci. Quindi questa cosa qui, in pochi secondi tu ce l'hai, in pochissimi secondi se ne va, e tu ti permetti di fare quella scena al massimo della posizione. Ti dà anche un'altra possibilità, che la macchina umana, non vedendo, quindi non è nella comunicazione visiva, c'è quella della battuta, e quindi è un allenamento con i tuoi. Per noi è un grosso allenamento, perché è una macchinetta classica da movimento di scena, fatto al mestiere. Questa è una scena. Le luci le dobbiamo capire, ma immaginiamo, insomma, ci mettiamo abbastanza poco. Un'altra cosa, sì, perché Ossena è una gamba, esatto. L'altra scena è qua in fabbrica, dove quella che ti avevo accennato, cioè uno stangone che per noi nel laboratorio il sistemino dello staff, eccetera, che fa bang e casca al momento X, soprattutto una battuta X. Assolutamente, per questo no? Però non è complicatissima. Un'altra cosa è un soffitto che serve. Ma è proprio questo. Se stacca e lì per fare il conforto di livello fatto può essere il conforto. Non c'è una cosa che non c'è nel senso. Ah, perché tu non c'è una cosa che non c'è. Ah, una cosa che non c'è. Un'altra cosa aveva tirato fuori Alessandro, che poteva essere l'utilizzo del sistema della discesa delle sedie, che invece di essere sedie sono degli attrezzi, e che quell'effetto dello scandire, il bang, possa essere fatto, però quello c'ha un arco di tempo, che so, dei secondi, sono quelli che arriva la cosa. Possiamo studiarlo. Oppure è il momento, quei secondi là, il momento in cui l'attore entra dentro a quella, cioè non è una cascata, una caduta, tac, piuttosto è uno stato d'animo che c'ha un tempo. Sì, non dobbiamo credere. Non ce l'ha questa cosa. No, quelle che sono scritte. Per cui se se muore, cade. Appena ne metti altre due, più che altro anche questo sistema delle gerarchie poi era simbolico, il fatto che sopra c'è la scala, c'è. La scala è laboratoriale, perché io lo spiego. L'abbiamo fatto anche in analisi del test. Io voglio il valore corretto della Pinter, l'assurdità. No? L'assurdità. Della Pinter, l'idea che Pinter sia assurdo. Non so se ne abbiamo parlato a parole. Per cui la scala è un intervento molto pesante. Cioè, due che si parlano in un ufficio stanno su una scala. Per cui a me serve come laboratorio per indicargli dove sono i punti, no? Gli appuntamenti che hanno. Qui se imparo a farlo lì, poi lo farò anche io, no? Quindi per quello sono scala. Vediamo anche nella scena fatta, però ho paura che cominci a telefonare, è una situazione assurda. E non è reale. Perché forse perché non sta a fare un cazzo in cima a questa scala fondamentalmente. Non ha un motivo di essere su una scala. No, c'è un operaio già. Però se invece avesse un motivo per stare su quella scala, cioè perché sta abitando una lampadina. No, perché sta controllando i pezzi della catena di montaggio che scendono. Allora, questa è una cosa, però è possibile che i pezzi siano tutti. Cioè, non è per stupito, chiaro, l'azienda allora, quindi stiamo proprio intervenendo, non lo vediamo la stessa.
Guarda, queste cose che il discorso avevo fatto rispetto a tutto il tavolino. Poi invece ci accorgiamo che funziona tutto, però è proprio questo su cui sto lavorando da un mese con loro, è di non farsi una pre-idea, no? Cioè ho avuto un'idea bellissima, controllo i pezzi. È vero, ma quando la mettere lassù, è appiccicata? Sì. Lo rende assurdo? Sì. Allora posso fare una cosa, per provare la combinazione della scala. Però invece vediamola. Potremmo sganciare un neo. Il neo cala, lui va sulla scala, lo becca, sdraio, e lui sta aggiustando il neo sulla sua scala. Questa può essere una cosa. E mantenere lui la battuta però è Wills che entra da Phipps. Sì. E Phipps che sta sulla scala la mette a posto il neo. Quando ti chiamano i direttori sempre tanto più sbagliato si manca tutto questo tempo là. Quell'altro un po' in chiodo via. No, appunto, come vedete, allora. E beh, cioè, è giustizia il messo, però allora noi pur di far tornare la nostra idea, io invece abbiamo tutto. Credo che sia nel suo ufficio, poi vabbè, chiudiamo sta parentesi, perché adesso poco tempo. No, ma questo è il ragionamento, questo secondo me lavorerà sempre. È tipo lì, no? Cioè, questo Danilo, tipo in regia, no? Cioè, sono questi fabbriconi molto larghi, con la regia in alto. Ricordate che ne avevamo parlato a tavolino? Dove? Sì. Sono in un ufficio dove guarda tutti, cosa avevamo detto? Allora lui guarda tutto e è lì, però quella situazione è lì, è rappresentata dalla scala con un vetro davanti su cui passano gli oggetti della catena di montaggio. No, allora lui sta lì a guardare questi oggetti, no? Dice, ah, la grattafugia, ma la grattafugia è una feccia astratta. Infatti è astratto, no, diciamo, lo passavano. Poi ci sediamo, guardiamo e diciamo. E torna tutto, va bene. Poi se no se diciamo. Lo astrae, lo assurdisce proprio perché siccome vogliamo la cosa è, diciamo, perché stavo facendo un preciso su questo, siccome noi vogliamo che arrivi il messaggio di Peter, no? Che è nato e morto comunista, per cui lui ha una cosa politica precisa e non ha la cosa, appunto, come dicevo, di andare dritto, no? Lui per farti arrivare rimbalza. E allora a che cosa si è sentito specialmente negli anni? Per non prenderlo, è assurdo, sei sicuro che stozza, stazza, stezza siano finti, invece sono tutti veri. Il cubilotto è un vero pezzo, sono tutti veri pezzi. La grattafugia anche a questo. Lui non l'ha inventato, non sono nomine, sono veri. Per cui vedi come ti mette in un'altra condizione? Se fosse, allora dice l'automobile, allora la fai passare, no? La cassa acustica la fai passare. Il ciambicchiocco se l'ha inventato, allora tu, no, la sposti. Ma se tutte le cose, per esempio, se tutte le cose che dice sono reali, e tu stai in un'altra condizione, non so come dire, ti metti subito in un'altra condizione, per esempio. Dato questo, come non so, se mi viene in mente il film, il certo, di Lose, la scena del presente. Appunto nel servo di Lose, cioè, tutte le situazioni sono reali, cioè, c'è questo servo, c'è questo maggiordomo che sta in questa casa a tenere buona sta casa mentre i padroni non ci sono, però fa delle cose assurde. Esatto, cioè, però la situazione dove lo mettessero è, se la situazione, se tu lo mettessi in una casa con un pavimento così, certo, già telefonessi, no? È quello che è il problema della scala, e tu stai già telefonando una stranezza, e loro si rilassano. Loro no, dicono, no, si lascia il pensare, stavano le stranezze, e invece no, perché per cui questa cosa, diciamo, dei nomi, no? A e B sono universali, quelli sono Phipps e Wills, io non sono io, non riguarda me, se fossero A e B riguarderebbe tutti, così come viene dopo. Phipps e Wills, ok, non mi riguarda. E questo è quello che dobbiamo fare. Infatti lui ti ringraziava proprio per continuare un po'. Lui ti ringraziava moltissimo quando vediamo le società italiane, parli che blocco pure quella di Sconti e quella di Cecchi. Perché loro ci modificavano dei segni. Per esempio, Cecchi aveva fatto il Calabranzi, se lo conoscete, no? Sono due che praticamente comunicano con questo mandante dei loro musicali.
attraverso un calabranzi, cioè un portarivante. E per esempio Cecchi aveva trasformato il calabranzi nel dottor Wilson, che Pinker non ha mai scritto. Cioè un tale che era lui, praticamente, che muoveva su calabranzi in maniera un po' clownista, eccetera, eccetera. Lui a un certo punto, quando ha visto la messa in scena, è arrivata la bloccata, ha detto, ma avete capito un cazzo, calabranzi e un calabranzi. Cioè, se vedi, siccome è un'entità altra, ma se tu diventi un uomo, dentro una stanza d'albergo, che ti muove un calabranzi, una stranezza, che è una stanza d'albergo, che poi si dice evidentemente era una stanza di passaggio che hanno chiuso, eccetera, c'è un calabranzi, poi si aspettano l'ordine, e l'ordine poi alla fine è arrivato al calabranzi. E io direi, due uova al formaggio. Due uova al formaggio, esatto, io non riesco a capire se è l'ordine politico o forse si tratta di un equivoco, però l'equivoco è così. Se tu l'equivoco lo accetti, di nuovo lo raddoppi, anche tanto mi va, sì, infatti lo toccavo scendendo, non puoi andare in scena questa volta perché stiamo. Quindi l'obiettivo, diciamo, della tua regia è di rendere, cioè di mettere in guardia lo spettatore sprovveduto che tenderebbe un'assurdità, quando in realtà l'assurdità è mascherata l'assurdità, ma in realtà è realtà. Esatto, e come avviene questo con l'analisi del testo che è rimasta prima. Quello che noi abbiamo fatto, diluito in un'ora e mezzo, è chiaro che dopo, no? Lo stringo questa cosa di capire che se gli do il nome sono tranquillo, se dico A e B è universale, no? È il passaggio di una fabbrichetta normale, cosa da bene nel sociale, alle due, no? Questa C che è andata a vivere in un luogo più ricco, per cui c'è stata un'evoluzione in questa Liverpool, in questo quartiere, e poi si va alla multinazionale. Per cui anche lei che sembra dire sì, no, sembra chiaro il rapporto, no? Io comando e tu stai sotto, tu sei, lo chiama Lenta, Agnello, per cui ha già detto, questo è Agnello e lei è una signorina qualsiasi. Lei comanda una bella sega, dopo un po' ti accorgi che lei non comanda un cazzo, anche lei è sotto. Certo. È sotto qualcuno, perché la macchina comincia ad andare per il cazzo. Non la comanda più, lei potrebbe anche fare la partita e quella sta ferma. No, quindi a lei le piace la, a lei le piace il da da da, a lei le piace la, non è che non lo riesce a dire, non lo può. Questo però non si capisce tutto. Lo so, ma perché... Stiamo facendo una cosa complessissima, un po' più complessissima, però... Per questo dobbiamo lavorare. Meno l'intento deve essere comune, no? Se l'intento è comune... Forse un po' di cose strane, se uno termine qua, l'altro termine un po' più là. Cerchiamo di andare più a stesso. Per questo diciamo, noi abbiamo avuto queste idee, su queste lavoriamo per ora. Un'altra cosa, su IP, su le due signore, tutto qui, tu dicevi questa cosa che mi avevi illustrato, ci avevi dato un messaggio a un certo punto, di questa cosa, che era una cosa così. Che non c'è niente che va, quella delle due. Diciamo, non ci piaceva perché non ci piaceva l'idea che poi la scena fosse invasa, cioè rispetto all'interno. Ma forse non mi sono spiegato. Allora. Cioè, se questo quadrato qua, che diciamo, mangiare, esatto, non è segnato dalla cantina, ma se è segnato dopo. Sì, e l'altra così a fianco. Esatto, allora se qua io ce l'ho in mano, ci sono qua, quattro di noi messi così, ok? E tiriamo una quinta. La facciamo passare dalle quattro cartelle, no? Mi sa che è così la cartella. Sì, Massa, che arrivi al massimo 4, esempio. Così. Come ring di pugilato. Esatto, come ring di pugilato, alto così. Poi nella parte superiore un altro fascione di questa, che fa la stessa cosa. Noi ci abbiamo solamente questo taglio qua. C'è nel primo piano. Primo piano cinematografico. Quando sono a sedere, per cui siccome le ho fatte sempre a sedere, però quando sono a sedere ce le ho, la scena può cominciare che ne vedo solo una e dell'altra. Questo. Beh, ce lo fa meglio questo lavoro. Il lavoro che fa la televisione del primo piano. Il lavoro del primo piano. Ho perso col soffittore da 5 metri che viene giù e arriva fino a un certo punto, insomma, lo mettiamo al punto che sei. Sotto facciamo un'armatura, una tensione di corda dove mi butto giù una quinta. Questa cosa dà la sensazione dell'artigianato.
il fatto di non usare, di non far calare niente, ma ripeto, è una cosa che io di solito calerei e usarla in un altro modo, no? E la, no? E la faccio già così, e il pitone verrebbe giù, il fondale verrebbe qua, no! Il tagliafuoco serve per tagliare il fuoco perché ci dà noia, invece il tagliafuoco lo calo fino a qua, illumino tutto e vedo solo gambe. E facciamo una festa così, per esempio. Per poco se va quello, lo uso in un altro modo. Ok, chiaro. No, in questo senso, non perché non mi piace l'idea del fondale, non so se riesco a spiegare. La cosa delle funzioni e delle funzionalità è questo. Come lo uso in un altro modo? Non per farlo forzare o se lo vuole far strano, no. Ma appunto. Come la so? A questo punto potrebbe essere cala la guida da qua, cala la guida là. Prende una la spalla, una la spalla, anche che fare il giro e chiude, anche, la, certo, no, certo. Non la vedi comunque. Assolutamente, poi con la luce non la vedrai, forse bastano le soluzioni della mano, assolutamente sì. Questo... non usa così o anche adesso basta lo dire. La prende, poi la calla. Come fa? Se riesce il sistema, le se mi piace molto, anche se è un'altra cosa invece. Allora, compitino per l'estate, famo lo stesso lavoro qui, lasciamo il televisore e rispettiamo l'artigianalità, quindi questo aspetto estetico dell'artigianalità. Poi dopo ci ragioniamo. Proprio per noi, allora per l'idea, poi me ne vado, proprio perché non deve essere come se veramente fosse prova, no? Come non è per mostrare al pubblico, ma è, siamo in prova qua, stiamo provando, se tu vuoi siamo noi. Vabbè, che figlio, dai, su, no? Come se non avessi i tiri, non so come dire. Perciò sono sulla pinta del terra, dai, zo, la uso così. Poi la faremo, poi quando faremo lo spettacolo calerà il fondale, verrà la cosa, no? Però, incredibilmente, la luce è giusta. Però aspetta. È ovvio che è finito, no? È chiaro che la luce l'ho preparata. Sì. Però a questo punto ci chiudiamo il contrasto è osso, il contrasto di cui si parlava qui all'inizio, cioè la regione, vedere la posizione della curatoria, una cosa che è stata fatta, precisa, pulita. Solo quelle che sono imposte. Quelle che sono imposte. Quelle poche sono sei. Esatto. No, tre. Quelle tre poste sono sei scene, due da tre laboratoriali. No, quelle laboratoriali sono piatte. No, questo allora, tavolino, laboratorio e rotato. Tavolino, laboratorio con tre poste sono. Questa che sta di questa parlando, questa è scena. Sì. Questa è scena. Sì. Quella è scena. Stai scegliendo però di dargli una pincionalità di già della laboratoriale. Sì. Quindi. Stiamo andando un po' contro il discorso del contrasto, perché abbiamo iniziato a lavorare giustamente per no, questo. No, lui dice laboratoriale, fase di preparazione, poi praticamente come lasciare del corpo. Prende corpo, ma delle persone che sentono i due tagli. La cosa. E forse sono rimasto il trucco. Con le due ghigliottine. Sì, sembra il contrasto. Sì, ma non... Vediamo. Come c'è la scena? Il fuoco della scena, la centralità della scena è all'interno della cosa. Intorno continua a svilupparsi le situazioni lavorative. La politica è costante. No? No, allora, il soldato di sai dove sarebbe se io vedessi Isa che sta qua, che tiene. Io non io vedo prima la cosa, no? Provata, con le combinazioni. Poi c'è tutto, quanto se ci vorrà il tempo che ci dà. Questa cosa io non la vedo, non devo vedere né Isa né Riccardo che tengono questo, non so come dire. Per cui devo. Per pulire, cioè proprio pulire lo spettatore. Si accende la luce e capisco che c'erano, che era artigianale questa costruzione. Sarebbe sbagliato se fosse lì che è presente, al no sbagliato. Sì, sbagliato. Si sarebbe il zio, come dicevo. Quindi, sì. Però la scansione del tempo, aspetta, ancora una chiedo di applicazione, la scansione del tempo. Se l'idea è dà questa cosa sbagliata, sta. Subito. No, io volevo già andare verso l'altra parte. Aspetta. Allora, la scansione del tempo, se è laboratorio, tavolino laboratoriale scena. Yes. Il tavolino sta. Il tavolino la prima volta sta. Allora. Si fa, o si fa tavolino
lo stavamo tutti e tre tavolini. Una volta. Però no, io stavo lì, io stavo, lui dice no, giustamente, ma anche tu hai le tue ragioni, però se vai passo a sta cosa, perlomeno sulle tre volte che non sono la, che sono laboratoriali, quel tavolino messo così. Esattamente. Cioè tu metti il tavolino qua. Non qua davanti, così il pubblico vede. O se no, scusate, come dicevo, la prima, così, come diciamo, un primo tavolino con tutti e 35 qua non è male per niente. No. Allora, entra, se riusciamo a dire col tavolino, per esempio. No, la gente tra loro stanno facendo gli esercizi di ruota. Per cui, se poi sì, riusciamo a girare, mentre stiamo contando l'improvvisazione del primo tavolino, della prima scena, questo tavolino si gira, no? Se questo ci riusciamo, e libera la scena, l'improvvisazione può andare tranquillamente qua, e si è già liberato il posto per la prima scena vera e propria, e il tavolino è qui per il secondo tavolino, non cacca la minchia. No? Tavolino. È già pronto come dicevo. Certo. No, ma dire durante la scena o no? No. Può dire durante l'improvvisazione. Però può portare anche qui. Vuoi inviarci un po'. Diciamo, allora non lo possono spostare come. Lo posso spostare loro, certo. Diciamo, sì. Questo tavolino. Allora, diciamo il primo tavolino di Peter, che non c'è mai stato prima. Viene montato, non so se voi, se loro, non lo so, questo vediamo, a metà di tanto. Bravo, tutte e tre facce, e l'ultima scena, allora è il primo è guai fabbrica, parliamo di guai fabbrica, è 10 minuti e 4 ore. Ah, è questo, Smith vuole questo, vi parlava, un attimo, rapporto di forza, vi aveva parlato. Ok, cominciamo a lavorarci sopra. Ah, cominciamo a lavorarci sopra, sono 30 loro, 15 voi, devono lavorarci in due, ci sono 40 persone che questa cosa la possono girare, no? Da là si gira così, ok? E qua, forse non qui, e qua cominciamo a improvvisare, e che c'è lì? Da un lato. E nel frattempo si sta forse formando, si sta già preparando la scena vera e propria. Però ascoltami, siccome è molto suggestiva la trasformazione, che mostra anche tu, che è suggestiva la trasformazione tra laboratoriale e scena reale, sì. Che è quasi un mixaggio, sì. Dico bene, sì. Se, e questo avviene al centro, perché abbiamo deciso che è al centro, sì. La scena te la vai a farla lì, sì. Ce la vai a farla lì, allora tavolino però il tavolino è andato qua, no? Si è spostato, stiamo improvvisando qui, sì. E qui siamo già, è già libero per la prima vera scena Peter, no? Quella che abbiamo appena finito di tavolinare, sì. È finita, e allora il tavolino diventa qua. Forse si vedranno solo loro, almeno mi si vede, no? Forse sono qua che dico, beh allora la signora A e la signora B, può anche essere, appunto, no? Che almeno una cosa sì, ma non è che sono fissa lì al tavolo, mettiamo contro luce. Ok, io sono fissato la cosa del cambio di visione, no? Sì, però dove... è importante darcela questa scansione, perché così ce la cominciamo oggi, a fare. Cioè, il cambio di visione, se noi lo stiamo vedendo da qua, no? Il primo tavolino l'abbiamo visto da qua. Ok, poi si è girato così, per cui adesso è come se questa visione l'avessimo da qua, se tutti riusciranno a essere seduti negli stessi posti quando sarà qua. E io dove ho camminato? Ho camminato qua prima, quando c'è il primo tavolino, e il tavolo era lì, o ero sul capo tavola qua, ok? Se questo si va a girare io faccio la stessa cosa di qua, io sarò a capo tavola qui. Loro saranno scelti tutti allo stesso modo qua, e quando gli camminavo davanti una volta era là e adesso è qua. Non so se sono riuscito a spiegare. Però il fuoco comunque è sempre su chi sta in parte lavorando. Assolutamente sì, certo. Per cui già no? Ho girato e già sta succedendo altro. Seconda scena, secondo tavolino, improvvisazione forse avviene qui, o vediamo laggiù. E qui siamo già pronti per la seconda vera scena. Terzo tavolino, terza presentazione, terza scena. Ok, e Peter? Esatto. Testa qua? Sì, guardando da sola. In testa vi ricordate che allora siccome loro stanno lavorando, no? Stanno facendo le scaldamento. Già da un'ora e mezza. Quando viene dato che stanno cominciando a entrare, io comincio a fare l'esercizio che quello ci fa dare. Da passaggio, esattamente, tipo quello là che quando portano in volo gli altri, no? Così, quello finisce
le sedie non ci sono. Le sedie non ci sono. Non abbiamo le sedie. Per cui le sedie dovranno arrivare. Per cui tutte quelle cose che avete fatto il giorno con Paolo, ma lui, appunto, quattro che calano là davanti, così, una che ne va, quel filotto di sedie, quello ta 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 ta, una, due, tre, quattro, cinque, tutti quelli, no? Che c'era la, quella che calava, un attore si prende e se la porta, il secondo la prende, la terza, la quarta, lì. Per cui ci saranno almeno 15, 18 sedie da far venire giù dopo la prima parte, e questo appunto vi riguarda molto. E va benissimo anche se rimangono le corde a vista, cioè se si vede anche tutto, non so come dire. E poi quelle, io comincio a lavorare sulla locandiera con voi che le tirate su, se sono venute giù 5 corde qua, quella diagonale qua, e questo è abbastanza free. E io già penso, come quello avete visto oggi della locandiera, può essere. Vabbè, la vediamo una per locandiera così senza analisi, la prima che va, dai, la ventina, e qui sta venendo. Tiro su. Qua è il laboratorio, non puoi fare una luce che ti... No, io c'ho un piede. Ok, quello che vediamo. Allora, però, la cosa è, dico, anche qui, avete visto quanto è lunga la sequenza locandiera, no? Sì. E come si va a trasformare. Anche con le luci, per esempio, io non, farei una cosa che quasi non me ne accorgo, no? Non ho grossi cambiamenti, no? Cioè, e a un certo punto dal laboratoriale a quello tutte e 10 qui sedute a sere miei e diventa, per esempio, a me piacerebbe molto se vedessero queste facce qua, no? Questa cosa di qui non so se capito, insomma, questa cosa di, appunto, questa incapacità di amare di lei e di lui diventa, è questa qui, no? Faccio la figa, non fa altro che far la figa lei con l'occhio, no? E poi non ama, e poi non sopporta. Per cui, infatti, gli la farò allungare a farsi, che la serie di essere metterà 6, 7, 8 volte. Per cui se no, a tutto tratto diventa una cosa. Forse sono qua, forse qui perché vanno mostrate là, forse sono di spalle invece, quelle facce così, non lo so, però ci sta che sia lì la figa, no? Con questi visi molto illuminati, molto forti, però... Sì, non è vero. E quella è una cosa. Poi ci sarà un esercizio, quello del visto, quello delle sedie, con le tabelline. Quello, l'esercizio della corsa ci sarà. Quello sul ghiacciaccio, però... Quello ci vuole luce. Forse non quello delle tabelline, ma quello della corsa sicuramente ci vuole luce. Per evitare, insomma, che ti fai molto male se non va bene. Per cui ogni volta ci sarà almeno un esercizio di mezzo. Vogliamo sottolineare la robusticalità delle serie? In che senso? Cioè, facciamo le luci del quattro spettino. Anche. In generale, meno te... Non so che... Tra meno te... Sono speculari. Certo, meno che tra le sì, no, se ti dai che là, sì. Ma io per lì, per esempio, li chiederei. Cioè direi, Andrea, ma non lo perché c'è, non possiamo segnartela con lo scotch. C'hai qualcosa di. Che c'hai qualcosa sulla prima, sulla prima americana? Andrea, ma se non lo scotch io accendo. No, è chiaro che è tutto preparato, no? Cioè, evitare che le cose, appunto, è tutto tratto, ping, si accende lo scottino. Quello telefona alla preparazione, non so come dire. Non dobbiamo telefonare la fintezza di questa cosa. Noi dobbiamo, a un certo punto, in uno smarmellato totale, come diciamo, la mattina, tutto tratto, questa stronzata di osservo, Una sedenza da sole buio, appesa a dei fiumi, che forse sono stati qua da 3 ore, finiranno, non abbiamo visto, no? C'è una cosa, questo come intervento teatrale, no? Lo scontino, se non è detto, non si mettono mai in tutti questi momenti, è una cosa che almeno sanno dove andare, è chiaro che è preparata, però sembra al momento, è proprio sempre personale, sembra, realtà, finzione,
cosa è preparato, cosa non è preparato. Quello che è preparato deve sembrare non preparato. Quello che non è, e per questo poi ci sono delle zone in cui vi chiedo di essere aperti. Che è chiaro, non potranno essere delle mezz'ore, è ovvio, per pericolosità, per che stava a fare mezz'ora qua, è ovvio. Però delle zone invece dove non si sa cosa succederà. Oggi improvvisavano, a un certo punto, senza farlo manco vedere, io lancio le palline da tennis in scena. Così, boom, boom, boom. Prova a pensare a 20 palline da tennis da lassù che cominciano, mentre lo stavo facendo le serie. No, ok, ho un ritardo, ho tutto per le teste, però una cosa di... No, di spostare. E poi adesso vediamo, insomma ci stiamo lavorando con gli aiuti, poi ne parleremo, però questa cosa che si è sentita a terra non ci sarà, insomma. Un passaggio forse aprire questa scaletta. Se stiamo guardando tutti qua, forse stiamo guardando tutti me, sono lì davanti a me, io sono di spalle, non vedo un cazzo. E loro non lo sanno. E se si apre la porticina là, appena arriva sotto palco e esce una luce interiore. La porta che collega il sotto palco. No, che fa? La porta. Esce una luce così. E loro faranno le facce, perché non gli dico un cazzo, faranno. No, così. Io, cos'è? Mi giro, è chiusa. No? L'intervento di... Un topo, no? Del suo personaggio, se si riguarda il finale, il capo comico dice... No, quelli spariscono i suoi personaggi, fanno... E lui non batte ciglia, dice... Lo hanno fatto perdere la giornata, che palle... Senti, mi spegni, POM! Lui non fa tempo a dire, si spegne la luce, chiaro che è fatto, no? È ovvio. E lui lì si caga sotto. E qui, su questo palco... proprio perché gli succede qualcos'altro. Oggi per esempio vi ho fatto lavorare un'ora e mezzo, due ore, e sono fuori, non ci sono stato prima che entraste, non si aspettava, sono preso il bastone, no? Ho fatto il scopo, entra, toc, 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 e mi sono messo là, di spalle, così. Ci riempivo con il cappello, con la cosa che sembra Pirandello, che esce da solo lì, quella porta fa un bene. E forse lo vedranno, neanche tutti lo vedono. Qui è basta, e lo però... Chi è? Gigetto. Insomma, sono molto contento. Ciao, ragazzi. Grazie a voi. Allora, vedo che tocca sta sul pezzo, il prossimo rush finale, la settimana, non spacca il culo. Allora, col Pinter lavoreremo sostanzialmente con delle luci fredde, neon, con un rinforzo che sarà un rinforzo abbastanza freddo, con dei fasci di luce a questo punto, se loro si spostano, che andremo a montarci in americana in controluce, per cui a quel punto se il tavolo di tutti gli attori va a destra, illumineremo con controluce tutta la destra, se va a sinistra, tutta la sinistra, e praticamente terremo qua, questo è stato già fatto due mesi. Dopodiché il problema nasce sulle scene, diciamo, sul piazzato generale, possiamo poi ragionare e capire cosa provare, se lasciare anche queste qua, a cui è molto affezionato, e se eventualmente riesce magari a trovare una situazione per cui andiamo un po' a scaldare per qualche pezzo. Mentre sulle scene di Cartier e di Goldoni, secondo me dopo un intervento di lumino tecnico. Cioè, intendo dire, dobbiamo caratterizzare a livello luci, come abbiamo inventato Neon per Pinter, dobbiamo caratterizzare a livello luci i due momenti, diciamo, sia storici che in qualche modo spettacolari.
e per fare un movimento in più oltre i 150 reggiani dei programmisti, e anche per cominciare a cambiare un po' le punti luminose, perché altrimenti dopo un po' si genera noia, almeno a me oggi pure vedere sempre questa scena spavanzata, cioè mi genera noia perché è come se non mi chiamano l'attenzione, no? È un po' come se dobbiamo mangiare un po' le luci, un po' come l'opera, cioè c'hai come dico, recitare cantando, c'è cioè, recitativo che va abbastanza per fare l'opera, poi c'è il momento della cavaletta, c'è il momento della cavatina che ti sveglia rispetto a te. Allora diciamo che la luce quando se ne accende una è un po' il momento della cavatina o della cavaletta, cioè c'è un momento di meraviglio rispetto a te. Allora in questo senso io volevo cercare di ragionare, di inventare una cosa per i bordoni. Però siccome ieri ho chiesto a loro di studiarsi, prendendosi anche un quadernetto e scrivendo anche quelle che sono le possibilità, volevo sapere voi cosa avete immaginato. Io prima quando l'ho visto la situazione, no, la prendiera, cioè, come colore, pensavo colore caldo tipo arancione e altra. Okay. Questo siamo d'accordo? Sì. Cioè, dà già ambientazione molto... In realtà non c'è un caldo, no? È esatto, all'interno caso di un'intera. E su questo siamo d'accordo tutti, no? Quindi partiamo al fatto che lui ha avuto un'intuizione solo del colore, non è il ponte, non è l'iniezione, ha avuto un'intuizione del colore del segno. Ok, qua? A me ad esempio oggi non è più piaciuto sul pezzo così della canzone, il balletto, che questi prendi che fanno queste cose, però poi non hanno certo, non so se lo fanno sempre, però vengono in proscenio. Tu ce l'hai presente la Cenerentola di Rossini? È un film, un'opera che hanno fatto dove c'è, non mi ricordo però anche lo scenario, esattamente ci sono questi personaggi che si avvicinano continuamente a proscenio e diventano delle silhouette precise, ora non per fare sempre la perspettiva della silhouette, comunque è una... lui ha detto questa cosa del viso molto illuminato, non è il contrasto con l'indicazione, anche io ho pensato a sì. Sì, però loro sono passate da una situazione in cui erano in luce a una situazione in cui erano completamente in buio, soltanto illuminare a me non era una cosa casuale dovuta al fatto che c'era il però non so, mi ha un attimo questa suggestione possiamo anche giocarla, possiamo giocarla, cioè potremmo farle avanzare e creare la mascherina, diciamo così, del balletto in silhouette, poi intanto illuminare i frontali e poi dopo fare il silhouette, cioè giocare con loro. Sì, perché lui vuole fare gli attivisti. Poi fa così, poi intanto vado in silhouette, poi ritornano invisibili, poi ritornano in silhouette, sono anche alternati. Sì, infatti, sì. Anche perché al buio, quando lui illumina risaltante. Quella era una cosa un po' Bob Wilson, cioè nel senso che i visi diventa molto realistico, penso, no? Beh no, i visi, cioè, per prenderli, per far diventare stessi, bisogna per mettere le persone. C'è luce? Sì, io non... Allora, vi spiego perché non sono molto d'accordo su questo, perché la, come avete visto non è trovata. La fila è scomposta e, diciamo, artisticamente il lavoro è un po' vario. Per cui, secondo me, per non essere impietosi. Ah, è perché siamo in questo momento. Ah, secondo me, secondo luce funziona, perché luce è una seconda molto vecchia. È un po' come, mentre appunto un frontale troppo marcato, rischia poi magari da vedere che una tra l'altro. Magari si è perso un passaggio. Sono dei momenti, non so, però stiamo un attimo su Bordoni, che quello è... Che in teoria alla fine è una cosa del Danilo. Sì, è vero. Che però non è neanche fine perché fa... Ha saltato il prezzo. Ha saltato il prezzo. E noi abbiamo, innanzitutto nella bandiera, quello che ho potuto capire, un interno come ci vede. Quando ha parlato del ruolo, come ci vede il catalogo, interno, non è solo, c'è un interno. Stessa Mirandolina, c'è cioè, dei momenti in cui sta nella domanda, c'è cioè, dei momenti in cui non sta nel pezzo con il monologo, piccolo monologo che fa, esce, però è un uscire convenzione, per convenzione. No, perché si va, come l'ha riposta da lui, va diretta a persone che non stanno nella domanda. Ok? Cioè, verrà separata. Ah, persone esterne. Allora, per convenzione quella è una parte, cioè voglio dire, lei per convenzione quel pezzo là si stacca dalla scena, cioè lascia dietro la scena e passa in primo piano.
cioè una volta che esisteva il primo piano c'era il famoso apparato, e questo c'era sia nel teatro improvvisato che nel teatro un po' di formato, cioè quindi là c'è l'intima, cioè nel senso che si concentra, lui ha notato questa cosa che poi ha notato, certo, cercando un po' di far uscire fuori anche da tutti voi, cioè il discorso che mi ha sottolineato dei momenti in cui si lascia la scena alle spalle, questo è il punto. Allora forse quei momenti vanno sottolineati, anche se purtroppo c'è un guaio, che quei momenti noi li possiamo anche sottolineare, ma non sono molto precisi, non sono stati stabiliti. Però a quel punto possiamo decidere noi, darvi una o due posizioni, poi c'è un video degli spot, cioè c'è cioè, dei momenti più qualcosa di avanti, che è il momento base che esce, esce la scelta, in cui lei gli parla del fatto delle donne, come fatto le donne, si rivolge direttamente alle donne, e lì come dici te esce fuori dalla stanza, ma noi la stanza. Se noi la stanza la facciamo calda, questo momento qua cambiamo. Facciamo, quindi facciamo la stanza, cioè non da questo stato alcuni passaggi, cioè noi facciamo la stanza. Ok, facciamo la stanza, però se non facciamo la stanza, perché noi riusciamo a fare tutte le stanze in questo spettacolo, cioè no, diciamo, creiamo di luce da caldo, okay, crea l'ambiente stanza. Poi vediamo che cosa mi interessa. Oppure potrebbe essere, come dicevi tu, come c'eri tu la prima volta, però non abbiamo i laterali. Cioè l'idea della finestra notturna. Sì, c'è una cosa che è forte della finestra in questa roba, che è a lei stesso si riferisce a qualcosa. Che è appena andato a cucina. Dove esce il cavaliere? Sì, perché uscirà sempre di là, no? Sono 5.000 nella porta. Quelli sono semi morti. Perché? Perché la via di fare tra lei che qua e quest'uomo che è di là, che ogni tanto viene e poi torna di là. Per cui quell'uomo là deve vivere. Cioè, beh, già. Perché lei ovviamente è il riferimento. Allora, quel posto là bisognerà a quel punto attrezzarlo, perché sia a livello luminescente una fonte luminosa, evidente, marcata, segnata. Vediamo che se potremmo inventare, per un domino, per un taglio. Il problema è che è inutile mettere o giocare con la decorazione di specchi, anche se c'è un problema grosso, che noi se mettiamo un taglio da qua, questo taglio praticamente attraversa la scena. Beh, se lo mettiamo contro la parete, mettiamo un taglio da attraverso. No, così fai incontro, mettiamo sulle scale, mettiamo sulle scale di modo che crea solo, cioè dall'alto. Così sottolinei, allora c'è una differenza, vediamo se la capite, la differenza di quello che ha detto lui rispetto alla proposta della luce che parte da fuori. No, lui dice che la parte da fuori, però in alto, che non lo vede la porta, punta la porta. Se la metti da fuori in alto, se la metti da fuori, poi mettere in alto, c'è di radici. No, vabbè, c'è le scale, c'è le scale, no, qua c'è una porta, un'altra porta, se vai sulle scale devi fare questa cornice e ci siamo, e così vive l'ambiente altro. Cioè il problema è che noi non possiamo usare niente qua, no, perché se noi mettiamo la luce qua noi stiamo telefonando che qualcuno è entrato, quindi distrarremo l'attenzione da questo. Se invece noi facciamo una luce da qua che vive dall'inizio della scena, noi capiamo che c'è un luogo alto in cui avviene qualcosa di molto fondamentale, che è sottolineato a livello di luce. Che cosa avviene? Avviene che quello sono i quartieri del cavaliere, cioè dell'antagonista di Tremblino. Domino, quello che sia, deve essere più in alto. No, non necessariamente, perché questa luce non è in alto. Ma questa luce è da dentro, no? L'importante è che ci sia una fonte luminosa, evidente, di un colore un po' marcato, che fa capire che c'è quella dentro. Puntare contro la parete, evitare il resto, non si fanno più bagno. Dopo faremo delle prove. Già, se vede prove, perché poi comunque devi uscire. Dopo che abbiamo finito di impostare questa cosa, ci facciamo una pausa, quanto dura. Facciamo, finiamo la terminatura. Altra cosa, secondo me, come potremmo marcare il 700? Ma non possiamo, ma abbiamo il problema del fuoco. Non ho capito, che se capiremo, le candele. Insomma, abbiamo un problema del fuoco. Abbiamo il problema del fuoco. Come con i cinesi risolvono tutti. Lasciamo perdere il 700. Come risolviamo il problema del fuoco?
Cioè il problema è che se io ho, come solitamente avveniva, un lampadario oscurato lassù, c'ho un po' un rischio. Cioè, alziamo, passiamo... No, allora, secondo me noi possiamo fare che noi costruiamo un lampadario a candela, lo caliamo, come avveniva, quando il Terro Valle c'era il lampadario centrale, succedeva così, avveniva appunto il fatto che calavamo il suo lampadario, e possiamo chiedere a Danilo che Mirandolina, anziché spolverare inutilmente quelle sedie, per esempio accende le candele, che è un'azione molto più vera. Pulisce il lampadario, lo spolvera. Possiamo usare o non possiamo usare queste candele? Le usiamo, perché quando lei, ce l'ha tutte accese, quando lei ce l'ha tutte accese, poi lo infiliamo su il lampadario, non a tis, a un'altezza che sarà di 3 metri, rimane acceso, quel lampadario ci farà della luce, noi ad arte andremo a rinforzare con lo stesso grado Kelvin quella luce, metteremo a questa altezza magari due cuciche ad arte riescono a fare quel gioco là, e praticamente noi avremo una situazione che sembrerà naturalmente un lampadario di candele del 700. E vedrete che quella stanza astratta improvvisamente diventerà magicamente così. E adesso la possibilità di... Era quello poi che il problema che non era quello di risolvere la scenografia del crudo, invece con un accorgimento illuminotecnico trovavamo la loro andrata. Non è la parola del 700, la mia non ve lo fa costare. Ma cioè, si dice usare cartinelle, ma E non lo facciamo un lampadario del 700? No, ma una locanda del 700 pensi che lo facciamo un lampadario di soldi neoclassici. Ci stavano nei locandacci, che avevano qui... Finora utilizza il monologo del Sirano per la scena di Mirandolina, cioè gli fa dire tutto il monologo su una... forse tra... glielo fa fare a uno, perché finora l'ho mai sentito. Io mi metto qua con le chiavi. Sì. Andrea riesce a fare qualcosa. Facciamo così, adesso noi andiamo a fare un quarto d'ora di pausa, tra un quarto d'ora Cristo il Dio qua, e se facciamo due squadre, visto che il tempo è poco, facciamo due squadre, una io comincerei subito a fare quello che ci abbiamo di più chiaro, che è questo fondale, così lo proviamo e lo mettiamo in pratica. Quindi un gruppo, ma su un gradiscia, con Aliano, adesso tu, le cose. Tu dici quello che ti serve, allora, che ci lavorare. Il lavoro che ho fatto ieri. Avevo detto, ma uno per salvare le cose le togliere a una da queste, fanno due, questo stangone, e smontare sostanzialmente un nero qua, dove sta l'uscita con questo cielo. Vediamo davanti, vediamo. No, questo cielo è comunque io non quindi gli altri che facciamo la quindi diciamo dietro, guardate ragazzi, uno stangone qua e uno stangone presumibilmente dove romperete i coglioni per tutti i vostri giochi tra il DVC e l'ultima americana. Tra il DVC e l'ultima americana sono allora, questo qua quale voi arrivate, avete tirato giù, però è proprio il momento sbagliato per tirare giù questo coso. Cioè dire in seconda, perché questo invece era utile che questo fino alla fine questo lavoro durerà a casa. Nel caso si può rifare. E qui dietro, se guardate bene, ci sta un soffitto proprio in corrispondenza del taglio che c'è di quando che fa questa operazione del fondale. Del fondale bianco. Non mai tranquillo, secondo perché? Perché quando il fondale bianco si abbatte, c'è comunque un sospessore. Oh, ragazzi. Quando il fondale bianco si abbatte, c'è comunque un sospessore. Siccome il fondale bianco è l'uscione che portava la lavora, non lo facciamo strisciato il muro, per cui quel soffitto lì o lo togliamo momentaneamente, oppure trovare una maniera.
annoiamo, magari facciamo ballare su questo. Che ci sta più? Sto giochetto qua. No, adesso che quello tante volte utile, no, però forse c'è ragione, volevamo lasciare le tre corde centrali del soffitto, le lasciamo, queste sono per il fondalino bianco. E altre due le rifacciamo, pieghiamo il soffitto e lo levamo dal cazzo. E poi niente, poi toccano a fare due corde davanti, adesso ci prendiamo le misure qua, per risalire, le facciamo insieme, così capiamo anche in base a Ossein, la scena del candidato come è giunta? La scena del candidato io userò la stessa sagomatura delle scene. Quindi la stanza, ovviamente, voi costruite la stanza, io sagomerò sulla stanza e poi porta la stanza. Questa americana a noi ci darebbe fastidio, teoricamente. Qua. Questa è mezza alla cosa. Vabbè, c'è dove usare. Allora noi possiamo allentare i. Questa è la smontata. La smontiamo? Lo stangone. Lo stangone lo allentiamo le corde dietro, lo facciamo, lasciamo con le sue davanti e lo mandiamo via. Ok, le corde del testo le lasciamo attaccare, però mandiamo tutto lì. Se lo smonto. Sì, cioè abbiamo il gas, però poi non smontiamo del tutto. No, certo. Lasciamo la però non la via, questa cosa perché non c'è problema. Lo lasciamo che avanti. Le corde di lei facciamo sparire. Quindi ma non facciamo solo l'allarme, ora facciamo pausa. Ma la banca seria l'abbiamo smontato. No, ma così che ci serve ancora perché noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare solo lampadaria, una lampadaria, una ripartina. No, per fare anche quando vedremo la scena. Ma che è per i lati del tempo. Ma i pezzi che sono stati, un pezzo per tagliare. E quello c'è. Allora, l'appadario lo vedremo dopo. No, adesso intanto fa questo lavoro qua, poi vedo questo, facciamo vediamo se come funziona, poi è stata finita la giornata che diciamo salutare l'appadario, però l'appadario dovrebbe essere un po' quarto d'ora che fa allora signori sono 16:51 per me poi sei che fa ma vi vado in scelto, dico? Mi sembra di marcata la prima, però. Ah, si vede. Si vede bene. Immagina che sia sempre le 15. No, tutto così, sparare le sbarriere. Ma che frutti proprio il muro che vedo da qua. Sempre le 15. È marcato? Sì, è marcato. Però prova a fare il contrario, cioè mettere il palo qua. No, è differente il discorso, però hai ragione, non sei. Se tu lo fai dai fuori, verso dentro, tutto altro discorso. Così dai via la porta, è un altro ambiente mai vive. Ok. Questo qui si ha ragione, questo è pure giorno. Se tu la metti da fuori, punta tua porta, è totalmente diverso. Può mettere una mano di destra. Può mettere la posizione della tenda. Sì. Secondo me infatti è meglio così, però bella perché qua c'è la striscia.
avvicinata qua. Per questo secondo me è molto meglio. Certo, adesso quella lì è la minta. Invece che si come l'altro non ci arriva. Quella è la minta ancora. Secondo la minta. C'è qui che ti dà ancora più. No, la striscia, ecco, ti lancia su, ma adesso è una cosa di riflesso, non dire. Sì. Così infatti secondo me. Secondo te Davide? Cosa? Per sparare la mano di così, taglio così. Può essere buona? Sì. Beh, viene fuori. Sì, viene fuori. Poi la si può fare meno forte, più forte, quello non ha altro discorso. Si può fare. Intanto fammi staccare perché il cavo olandese si sentiva davanti indietro, non mi piace molto. Siamo così, ma se c'è nessuno non riesco a distaccare. Una serata di un po' nella famiglia. Guarda,